anticipata domenica sera nella Chiesa Madre la partecipazione del corpo dei vigili urbani alla liturgia in occasione della ricorrenza di San Sebastiano. Ha celebrato la messa l'arciprete Don Pietro Genco, che nell'omelia domenicale ha presentato anche la figura del santo martire. In prima fila il personale in servizio e in quiescenza della Polizia Municipale, con il comandante Attilio Franciamore, che ha invocato, prima della benedizione finale del celebrante, la preghiera a San Sebastiano. Presente al rito religioso l'amministrazione col sindaco Giuseppe Cadania e gli assessori Canalella, Loconte e Territo, la benemerita Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, il Corpo Forestale, i Vigili del Fuoco, la Croce Rossa Italiana. Alla fine, come da tradizione, foto di gruppo ed un piccolo rinfresco nei locali parrocchiali, ed il saluto e i ringraziamenti per la partecipazione del comandante Attilio Franciamore e del sindaco Catania. Dal libro del profeta Isaia. Il Signore mi ha detto: mio servo tu sei, Israele, sul quale manifesterò la mia gloria. Ora ha parlato il Signore, che mi ha plasmato suo servo dal seno materno per ricondurre a lui Giacobbe e a lui riunire Israele, poiché ero stato onorato dal Signore e Dio era stato la mia forza, e ha detto: è troppo poco che tu sia mio servo per restaurare le tribù di Giacobbe e ricondurre i superstiti di Israele. Io ti renderò luce delle nazioni perché porti la mia salvezza fino all'estremità della terra. Parola di Dio. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Ho sperato nel Signore, ed Egli su di me si è chinato, ha dato ascolto al mio grido e mi ha messo sulla bocca un canto nuovo, una lode al nostro Dio. Ecco, Signore, io vengo per fare la tua volontà. Sacrificio offerta non gradisci, gli orecchi mi hai aperto, non hai chiesto olocausto né sacrificio per il peccato. Allora ho detto: ecco, io vengo. Ne
nel rotolo del libro tu di me è scritto di fare la tua volontà, mio Dio, questo io desidero, la tua legge è nel mio intimo. Ho annunciato la tua giustizia nella grande assemblea, vedi, non tengo chiuse le labbra. Signore, tu lo sai. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Paolo, chiamato a essere apostolo di Cristo Gesù per volontà di Dio, e il fratello Sostene, alla Chiesa di Dio che è a Corinto e a coloro che sono stati santificati in Gesù Cristo, santi per chiamata, insieme a tutti quelli che in ogni luogo invocano il nome del Signore nostro Gesù Cristo, Signore nostro e loro. Grazie a voi e pace da Dio nostro e dal Signore Gesù Cristo. Parola di Dio. Giovanni testimoniò dicendo: ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha inviato a battezzare nell'acqua mi disse: colui sul quale vedrai discendere e rimanere lo Spirito è lui che battezza nello Spirito Santo. E io ho visto e ho testimoniato che questi è il Figlio di Dio. Parola del Signore. Gloria a te, Cristo. La lettura del Vangelo cancella i nostri peccati. Mentre siamo qui per venerare un grande martire dei primi tempi della Chiesa, San Sebastiano, ecco che la liturgia domenicale ci presenta un altro uomo forte, deciso, come è Giovanni Battista. Lo abbiamo lasciato domenica scorsa, lì sulle sponde del Giordano, mentre battezzava Gesù. E c'è stata la grande presentazione della Trinità, immaginate. È lì che inizia la vita, il Vangelo, la salvezza del Signore, uscendo dalle acque del Giordano. E si ode la voce del Padre che, diciamo, lo investe, lo consacra con il suo spirito che si posa su di lui come colomba e lo avvia, lo presenta, lo rivela come Dio e il Messia che aspettavate. Questi è il mio figlio prediletto nel quale mi compiaccio, ascoltate. E lì uscendo dalle acque e
ecco che Gesù intraprende la grande avventura della salvezza, sanando le malattie, rimettendo i peccati, fino ad arrivare al dono totale della croce. Nessuno ama più di colui che dà la vita per gli altri. E Gesù, che era Dio, investito dello Spirito, trionfa sulla morte e sul peccato perché dà tutto se stesso, scaraventa l'amore di Dio, che è la sorgente di ogni amore. Non dimentichiamo, noi usiamo questa parola o ne abusiamo, anche se è un amore riduttivo, quando addirittura a volte anche banale. Spesso chiamiamo anche amore la passione egoistica, ma l'amore puro, l'amore vero, la sorgente parte da Dio, che ci ha creato a sua immagine e ci ha salvati quanto noi siamo piombati nella solitudine, nel rovio del peccato e della morte. Ecco che dopo questa grande investitura e consacrazione Gesù intraprende ora questa domenica, nel racconto di un altro evangelista, Giovanni l'evangelista, il visionario, l'innamorato di Gesù, che va sempre in profondità perché ha lo sguardo di Aquila, che va anche a penetrare il mistero profondo della trascendenza di Dio. È lui che ci ha parlato di quello che è Dio nella sua identità. Dio è amore, è soltanto amore. Era la risposta veramente a tutte quelle che erano le filosofie umane che l'avevano definito onnipotente, eterno, ma sono parziali definizioni della mente umana. Mentre Giovanni ci ha detto: volete sapere chi è Dio? Deus caritas est, perché è comunione, è famiglia, è padre, è figlio, è spirito, ed è espande, perché l'amore ha bisogno del tu su cui riversarsi, donarsi. E questo Gesù, mandato dal Padre come figlio suo, viene in questo. Troviamo la figura di Giovanni, Giovanni il Battista, il quale, dice il Vangelo di oggi, in quel tempo Giovanni, vedendo Gesù venire verso di lui, disse: viene venire il Signore incontro a lui. E quanta perplessità in Giovanni, per cui dirà subito dopo: io non lo conoscevo. Sì, forse avevano fatto anche a Curran qualche esperienza di formazione rigorosa, dove Giovanni si era formato a quella parola di Dio e poi era andato nel deserto a maturare questa contemplazione del mistero di Dio, per cui nella sua austerità tornerà poi per invitare tutti a preparare la via all'arrivo del Signore. Ma ora ce l'ha davanti, ma dice: io non sono degno di battezzarti. Gli altri sono battezzati in acqua soltanto per riconoscere i propri peccati e invocare il perdono del Signore, ma deve essere tu a battezzare me. E Gesù dice: non fallo, perché sia manifestato il disegno dell'amore di Dio, che culminerà dopo nella Pasqua. E lui ubbidisce. Ma la figura di Giovanni, che dice a un certo punto nel Vangelo di oggi: io non lo conoscevo come Messia, ancora non si era svelato, non l'aveva capito, lui si era presentato: non sono io il Cristo, io sono semplicemente una voce che grida dal deserto: preparate la via del Signore. Lui la parola, quello che deve venire. Ma i dubbi lo assalgono sempre. Quando viene messo in carcere da Erode, manda i suoi discepoli a dire a Gesù: dite, è lui il Messia che noi aspettavamo? O perché ha questo dubbio? E Gesù dice: riferite quello che vedete. E lui si rende conto che qui è il giorno della venuta del Signore, il Figlio di Dio è in mezzo a voi, il Salvatore è arrivato. Ma i dubbi perché? Perché Giovanni chiude l'Antico Testamento e quanto preparava la strada al Signore usava quei termini su Dio: Dio arriverà come condanna, perché sarà il giustiziere, metterà a posto le cose. Ecco, sta arrivando la scure che taglierà la radice il male dal bene. Ebbene, chiude così con queste parole terribili:
annunziando un signore che era il leone di Giuda, colui che metteva a posto le cose, giustiziere, e invece si ritrova un Gesù mitile, un Gesù che aiuta gli altri dalla parte dell'ultimo. E allora sorgono in lui dei dubbi, ma quale bella disponibilità. Lui stesso lo dice nel Vangelo di oggi: io non lo conoscevo, ma ho contemplato lo Spirito discendere come colomba dal cielo e rimanere su di lui. È lui che battezzerà di Spirito Santo e fuoco, non io. Il mio era soltanto un battesimo di penitenza, di riconoscimento. E noi siamo diventati figli di Dio nel nostro battesimo, per il battesimo di Cristo. Perché nel nostro battesimo, come qualcuno ha detto, è come se il cromosoma divino di Cristo fosse stato messo come DNA nel cuore del fedele, del cristiano battezzato. Noi, rimane in noi il suo spirito, come dice Giovanni: ho visto discendere e rimanere in lui. E Gesù che battezza in Spirito Santo e fuoco, il nostro battesimo, che non è stato creato liturgicamente dalla Chiesa, ma è tale quale il Signore nel Vangelo lo istituisce: andate in tutto il mondo, io manderò a voi il mio Spirito, e sarà subito dopo la risurrezione, nella Pentecoste, vi abilito, anzi soffia su di loro il suo Spirito nel cenacolo, e allora a chi rimetterete i peccati saranno rimessi. Andate in tutto il mondo, annunziate il Vangelo, a quanti crederanno saranno battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito. E la Chiesa dopo 20 secoli mantiene ancora questa parola del Signore: continuiamo a battezzare nella sua parola come lui ci ha comandato, e lui presente in tutto questo. Ecco Giovanni, ma chiude il Vangelo di oggi: io ho visto e ho testimoniato che questi è figlio di Dio. Ho testimoniato. La parola testimone in greco si dice martyr, martire. La parola martire significa testimone a costo anche della vita. Ecco perché è facile a questo punto. Giovanni è capace di testimoniarlo, annunziandolo, quello che ha visto, lo dice agli altri, lo testimonia agli altri, ma lo testimonierà anche dinanzi a Erode, che lo martirizzerà per decapitazione. Ecco, il martirio arriva anche al dono della morte. Ma noi usiamo questa parola, ma un po' alla leggera, più poesia che il resto. L'amore vero tra padre e figlio, l'amore vero tra marito e moglie, dovrebbe essere, come ideale, disposto anche a morire per l'altro, perché l'altro viva. L'agape non è eros, non è erotismo, non è possesso, non è solo gratificazione, non è solo neppure amicizia, filia, che traduce la parola amore, ma in Dio diventa agape, dono senza ricambio, dono per la tua vita. E martirio è testimonianza in assoluto, si testimonia anche nelle piccole cose di ogni giorno, come dono, come ascolto, come gesto di umiltà. Ecco Gesù come si è presentato, un fragile bambino, si è presentato come un mite agnello, e così lo indica Giovanni: ecco colui, l'agnello di Dio, colui che perdona i peccati. E da quel momento, dalla mitezza, da quella fragilità di questo bambino, ne scaturisce la vittoria di Cristo sulla morte, sul peccato, perché c'è l'amore di Dio che supera ogni altro amore, quello ci salva. Ebbene, martire San Sebastiano e ha testimoniato. Brevemente sappiamo, siamo nel 256, forse a Narbonne, in Francia, forse già a Milano, dove visse poi con la sua famiglia, ma diventò cristiano subito, anzi la sua famiglia già era cristiana, e lo praticava con un entusiasmo straordinario. Trasferitosi a Roma per la vocazione militare che aveva,
meritò anche la fiducia di due grandi imperatori, Massimiliano e Diocleziano. Siamo però alla vigilia di quella svolta terribile, quando chi collaborava con Diocleziano, diciamo i suoi consiglieri, gli consigliano di iniziare la persecuzione, fu una delle più terribili, per cui cercò i cristiani dappertutto. Ma chi aveva nella sua corte come tribuno capo delle guardie imperiali alla corte di Diocleziano? E meritava la fiducia e la stima di un imperatore. Ma lui, mentre occupava quel posto, andava a cercare la sepoltura dei martiri cristiani, andava ad aiutare, a proteggere i cristiani. E quando l'imperatore non seppe niente, va bene, andò, funzionò il discorso. Ma quando si accorse, ecco che allora fu terribile. Una sentenza l'ha visto come tradimento, tu alla mia corte hai impedito che adorassero gli dèi dell'impero romano. E anche se molti consiglieri che erano nella corte di Diocleziano, dopo la sua morte chiederanno il martirio e saranno tutti martirizzati, collaboratori del governo di Diocleziano all'interno. Talmente era il fascino del diventare cristiano. Fu martirizzato perché fu affidato ai carcieri che si divertissero un poco con le frecce contro questo corpo ritenuto morto, fu abbandonato, ma Sant'Irene, che aveva assistito a tutto a distanza, nottetempo va a prelevare questo corpo, quasi una reliquia, lo viene a curare. Sebastiano guarisce, ma non si ferma, ormai la fede lo trascina al dolo totale del martirio, cioè della testimonianza dell'amore di Cristo. E qui sentiamo l'eco delle parole di Paolo: dopo che ho conosciuto l'amore di Cristo, niente più mi può trattenere, né la morte, né il naufragio, né la flagellazione, né la prigionia. Anzi, arriva a dire ironicamente, di sfida quasi: o morte, dov'è il tuo punciglione? Io ormai, ecco, vive una vita dall'alto, quello DNA di cui dicevo io, la potenza. Quanti lo hanno accolto, ha dato il potere di diventare figlia di Dio, una potenza straordinaria che chi non la prova, chi non si fa diciamo dimorare dallo Spirito del Signore, dialoga con Lui nella sua vita, non è pieno di paura, si arrende, cerca di accontentare la sua fede con dei gesti solo esteriori, con delle pratiche di culto e basta. Ma qui c'è una seduzione interiore straordinaria, per cui ha il coraggio, mentre l'imperatore era per un esercizio di culto con tutta la corte al tempio pagano, si presenta a Sebastiano e lo accusa, conosceva i suoi sentimenti. Perché perseguiti i cristiani? Che utile ne hai? Ma lì lo fa prendere questa volta a flagellazioni, a bastonate, lo fa uccidere. Ma è brutto anche perché il culto dei morti era importante anche nell'ambiente pagano. Lo fa buttare nella cloaca massima, significa nella fognatura. Ma anche i cristiani aspettavano in un abbraccio del tenere, e quando videro arrivare il corpo lo presero e lo seppellirono presso la via Appia, dove sorgono attualmente le belle grandi catacombe di San Sebastiano. È stato sepolto nel 304 quando lui muore. Ebbene, un esempio d'amore. Martirio non è solo trucidare, perché di queste noi siamo esperti, abbiamo periodi storici in cui c'è veramente genocidi a non finire, razzismo terribile che mette a morte centinaia e centinaia, milioni di persone. Quindi non si tratta di questo, si tratta di un amore vincolante con lo Spirito di Cristo, per cui non ti interessa più, perché hai davanti uno spazio enorme che si chiama la vita eterna, la vita.
vita di Dio. Questo ti basta per essere nella felicità completa. Vogliamo pregare allora questo santo che ci dia il coraggio di testimoniare. Oggi non è facile. Testimoni dell'invisibile Dio siamo noi cristiani. Non cerchiamo di prenderle in giro con delle pratiche, praticucce di vario genere, che tra l'altro spesso denunciamo in forme polemiche, eccetera, sono di cattivo esempio, dividono il popolo di Dio, non realizzano assolutamente la salvezza del Signore, ma realizziamo dentro la nostra coscienza. Fermiamoci nei momenti di ogni giorno, nei tempi del nostro lavoro, attimi in cui entrare nell'intimo della coscienza, è lì che si consuma quest'amore di Dio, dove si rivela. Oggi l'abbiamo annunciato anche la voce di una coscienza, anche chi non era cristiano. Una volta si diceva, dopo un misfatto, dopo un grave peccato, di sentire il rimorso. Oggi non lo sento dire più questo, anche dopo aver commesso reati e porcherie di vario genere. E ho giuntata ormai totalmente, diciamo, anestetizzata la coscienza, perché non dimora più lo spirito, l'abbiamo cacciato, perché non dimora. Fratelli e sorelle, oggi il Battista ci indica un Gesù, in Gesù, l'agnello che prende su di sé i nostri peccati, riconoscendo per il dono della salvezza. Invochiamo su di noi e sul mondo intero la grazia e la pace di Dio. Diciamo insieme: Padre buono, ascoltaci. Padre buono, ascoltaci. Per la Chiesa e i suoi ministri si impegnino con generosità e gioia nell'annuncio del Vangelo e nel servizio pastorale. Preghiamo. Padre buono, ascoltaci. Per i politici e i legislatori, lavorino con responsabilità per il bene comune. Preghiamo. Padre buono, ascoltaci. Per i catechisti, guidino con passione i giovani alla conoscenza del tuo figlio Gesù. Preghiamo. Padre buono, ascoltaci. Per coloro che si sentono lontano da Dio, riconoscano in Gesù l'agnello che si fa carico dei loro peccati. Preghiamo. Padre buono, ascoltaci. Per la nostra comunità, condivida con generosità i doni ricevuti nella celebrazione della parola e nell'Eucaristia. Preghiamo. Padre buono, ascoltaci. Per il corpo della Polizia Municipale, per tutti gli amministratori del nostro comune, perché guardando veramente nella delusione a San Sebastiano, che era presso la corte di un grande imperatore, tanto stimato e amato, che possano ricevere nella sua mediazione l'aiuto per diventare una famiglia a servizio e al progresso di questa nostra comunità. Preghiamo. E chiediamo anche il suffragio per Corrado Pasquale e Romito Giuseppa, per Barba Vincenzo e Rosa, il sacrificio di Cristo e la mediazione di San Sebastiano, giorni loro come purificazione e gloria. Preghiamo. Accoglio, Padre, la nostra preghiera. Tu che ci chiami alla santità, donaci la grazia di essere discepoli fedeli di Cristo, tuo Figlio, per partecipare alla sua Pasqua e gli viverebbe nei secoli dei secoli. Amen. Yeah.
nostro dovere, fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo nostro Signore. Nella sua misericordia per noi peccatori, egli si è degnato di nascere dalla Vergine, morendo sulla croce ci ha liberati dalla morte eterna e con la sua risurrezione ci ha donato la vita immortale. Per questo mistero di salvezza, unita agli angeli e ai santi, cantiamo con gioia l'inno della tua lode. Mistero della fede. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci d'avere parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli, San Sebastiano, tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli di Dio preghiamo insieme.
Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo i nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, ti lascio la pace, ti do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace, secondo la tua volontà, tu che viverai nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di comunione fratecce.
la benedizione di chiusura della messa, quest'anno la facciamo avendo a disposizione il reliquiario con il nostro reliquiario di San Sebastiano. Dio, gloria e delizia dei suoi servi fedeli, che ci concede di celebrare la festa di San Sebastiano, vi dia la sua grande benedizione. L'intercessione di San Sebastiano di liberi dai mali presenti e il suo esempio di spronia una vita santa nel servizio di Dio e dei fratelli. Possiate godere con lui la pace e la gioia di quella patria nella quale la Chiesa esulta in eterno per la comunione gloriosa di tutti i suoi figli. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi, con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate Dio con la vostra vita, andate in pace. Allora, buonasera a tutti, è bello vedere, caro comandante, tutta questa gente per festeggiare il vostro santo, sia anche il nostro, quello mio e quello di Giuseppe. Quindi grazie a tutti per la vostra presenza. Io, prima di passare la parola al primo cittadino, al nostro sindaco Giuseppe Catania, io volevo ringraziare pubblicamente nella persona del comandante Francesco Attilio Frangiamore, scusate, e tutti i suoi collaboratori, tutti i vigili, per quanto fanno per il nostro paese, per quanto ogni tanto magari mi disturbo tante volte, li faccio lavorare tanto con le nostre manifestazioni insieme alla Pro Loco, però la loro
professionalità è sempre in atto, è presente e riesce tutto bene. Quindi grazie da parte mia, grazie da parte della Provoco per la vostra assidua e preziosa collaborazione. Passo la parola adesso al sindaco. Benvenuti, io mi unisco ai ringraziamenti di Sergio e ringrazio innanzitutto le autorità militari che sono intervenute a questa festa, ringrazio il Corpo dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Guardia Forestale, i Vigili del Fuoco che si sono uniti in questa serata per festeggiare il nostro Corpo dei Vigili Urbani. Ringrazio ovviamente tutte le associazioni di volontariato come la Provoco, come la Croce Rossa che oggi si sono uniti insieme a noi, e ovviamente ringrazio tutti voi per essere qui presenti. Questo, come dicevo, è la serata in onore di San Sebastiano, il santo protettore del Corpo dei Vigili Urbani, a cui va il mio personale ringraziamento e ringraziamento da parte della mia amministrazione, perché vedete diciamo il compito dei vigili urbani è un compito assai complesso, è un compito complesso perché hanno il compito e l'obbligo di mantenere fede alle regole che esistono per il buon vivere, per il quotidiano vivere del nostro comune, quindi dal problema legato alla veicolazione stradale a tanti altri aspetti che riguardano la corretta gestione ambientale, quindi penso a tutti i controlli che attraverso il nostro corpo dei vigili urbani facciamo per rendere vivibile il nostro territorio sotto il profilo di una corretta gestione ambientale, ma non solo, di una corretta gestione legata al regolamento edilizio e tanti altri compiti che attengono questo corpo così importante per la nostra amministrazione. Come succede spesso nella pubblica amministrazione, anche il Corpo dei Vigili Urbani è stato in questi ultimi tempi decimato, direi, ovviamente dal pensionamento, dal prepensionamento, da quota 100. Quindi il mio ringraziamento è doppio perché appunto le competenze sono aumentate, il personale si è ridotto, quindi questo ovviamente non fa che aggiungere complessità alla complessità. Ringrazio ovviamente il comandante Calate, è uno di quelli che non è più nel Corpo dei Vigili Urbani perché si sta godendo il meritato riposo. Ringrazio ovviamente il nuovo comandante, che è Attilio Frangiamore, per la sua attività. E ovviamente ringrazio ciascuno dei vigili che ogni giorno con sacrificio, con spirito di abnegazione assolvono al loro dovere. Ogni tanto loro sanno che io li stimolo, ma fa parte anche questo del mio ruolo. Quindi grazie a tutti voi, buon lavoro, buon servizio e buona serata a tutti. Allora, comandante, come primo anno si tocca il saluto. Allora, grazie sindaco, che devo dire, il tuo stimolo ormai è risaputo, lui ogni tanto viene a sorpresa, un giorno sì e l'altro pure, e quando mi sente con i colleghi un po' con il tono di voce, appena entro non dice mai, prima di dire buongiorno dice sempre: ma che ci state facendo, che è a cusseggetare? Ed è un modo, dico, per avere sempre la cordialità dei rapporti, tant'è che da poco, dico, abbiamo avuto la fornitura delle uniformi, della strumentazione che
a breve metteremo in funzione. Quindi dico nuovamente grazie all'amministrazione per la funzione che ha dimostrato, per come continuerà a dimostrarla, perché a breve dico avremo un'altra fornitura di uniforme e quindi la Polizia Municipale si presenterà in modo ufficiale e dico, per come istituzione. Grazie di nuovo.